Bentornati alle notizie del Corriere di Sciacca.it. In studio Gio Prestia. Sono state presentate oggi a Montevago le liste per le elezioni amministrative del prossimo 10 e 11 ottobre. Confermate le candidature del sindaco uscente Margherita La Rocca Ruvolo, che sarà sostenuta dalla lista denominata per Montevago, e quella del vice sindaco uscente Giuseppe Arcuri, che invece capeggerà la lista denominata Montevago Rinnoviamo. Oltre alla lista dei candidati al Consiglio Comunale, oggi i due candidati a sindaco hanno designato due dei loro assessori in caso di elezione. Per Margherita La Rocca Ruvolo sono Vincenzo Infranco e Anna Maria Vita. Per Giuseppe Arcuri gli assessori designati sono Calogero Amato e Silvana La Rocca. Domani, in occasione dell'inizio dell'anno scolastico in presenza, che non avverrà contemporaneamente in tutte le scuole, gli ingressi saranno scaglionati per evitare affollamenti all'esterno degli edifici, prevista la misurazione della temperatura, l'uso delle mascherine e il rispetto delle distanze. Sono le stesse regole applicate lo scorso anno, quando però il ritorno in classe è stato alternato a periodi in DAD causa Covid. Punti per le vaccinazioni saranno collocati nei prossimi giorni nelle scuole saccensi. È iniziata da Castel Termini la seconda giornata di visite istituzionali del presidente della regione siciliana Nello Musumeci nell'Agrigentino. Il governatore è stato accolto dal municipio dal sindaco Gioacchino Nicastro e dal presidente del consiglio Francesco Capozza. Subito dopo, Musumeci ha incontrato la giunta municipale e i consiglieri comunali. Il dialogo continuo e costante con gli enti locali, ha detto il presidente nel suo intervento, è fondamentale. Per questo motivo sto proseguendo le mie visite a tutti i comuni nell'isola. I carabinieri della sezione radiomobile di Alcamo hanno denunciato per il reato di lesioni personali colpose un uomo di 75 anni responsabile di non aver saputo controllare il proprio cane, che ha aggredito un bambino di 10 anni che giocava col nonno in un piazzale privato vicino casa. Il bimbo è stato trasportato presso l'ospedale di Villa Sofia di Palermo, dove ne usciva con 20 giorni di prognosi e alcuni punti di sutura. Il centro diurno per favorire l'inclusione, la socializzazione e il recupero di uomini e donne diversamente abili è stato aperto ed è in piena attività a Sciacca nella sede della cooperativa Arcobaleno, che si è aggiudicata il servizio finanziato nell'ambito della legge 328. In particolare il centro accoglie per 3 ore al giorno e per 5 giorni 11 persone indicate dal centro salute mentale. L'iniziativa è del comune di Sciacca in collaborazione con il centro di salute mentale e la neuropsichiatria. E infine calcio. L'Unitas Sciacca completa il reparto d'attacco con un altro calciatore sudamericano, Santiago Pastorini, 23 anni, di nazionalità argentina. Da una settimana il calciatore si allena con i compagni e domenica scorsa ad Agrigento, poche ore dopo la definizione del tesseramento, ha avuto la possibilità di fare il suo esordio in maglia nero-verde, giocando nel finale del match con l'Acragas. Domenica prossima lo Sciacca al Gurrera ospiterà l'Enna. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. Gio Prestia per il Corriere di Sciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro numero WhatsApp